Veniamo dunque alla seconda parte di questa puntata di Barba e Capelli di mercoledì. Abbiamo lasciato alle spalle il tema del Modena. Abbiamo salutato Gian Domenico Costi e Andrea Bergamo che sono stati con noi nella prima parte. E adesso parliamo di un evento che si è svolto nei giorni scorsi a Modena, organizzato dal Panathon, in occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Giuseppe Panini. Tutti conoscono la storia della Panini, di Panini, della famiglia Panini. E in questa sintesi che vi proponiamo adesso ci saranno importanti testimonianze, quelle del figlio di Giuseppe Panini Antonio, di Giulio Velasco che guidò quella Panini ai 4 scudetti prima di andare ad allenare la nazionale, di Luca Cantagalli che è stato uno dei giocatori scelti da Giuseppe per quella squadra, il tutto condito dalla narrazione di Leo Turrini che ha scritto recentemente un libro dedicato a Panini e alla famiglia Panini, tra l'altro di grande successo, finalista al Bancarella Sport. Allora, con le immagini girate da Roberto Debbi e il montaggio di Pasquale Magno che è il nostro regista di stasera, e ringraziamento anche al nostro tecnico audio Carlo Brandoli, noi ci vediamo a questa sintesi che completa questa serata. Con Barba e Capelli ci vediamo naturalmente la settimana prossima di martedì per fare ulteriori approfondimenti sulla stagione del Modena che potrebbe aver preso una buona piega dopo la vittoria di ieri sera a Pescara. Buona visione con ricordo di Giuseppe Panini. Volevo ricordare insieme a voi quattro persone che ci hanno lasciato nell'ultimo periodo, alcune anche a causa di quella malattia terribile che ha segnato il nostro tempo recente e che sarebbe stato bellissimo avere con noi stasera. Sono Andrea Nannini, che è stato uno dei primi grandi campioni della squadra di pallavolo di Giuseppe. Sono Pietro Peia, che è stato uno dei suoi più stretti collaboratori sia a livello aziendale che a livello sportivo. Il dottor Marco Grandi, che era in panchina in giornate meravigliose per il nostro volley giallo-blu, e Franco Belforti, che era il genero di Giuseppe Panini. Mi farebbe piacere, grazie. Sentite, nel libro scrivi Giuseppe Panini, quindi parliamo prima del 1996, ti chiede di occuparti finalmente di una pubblicazione che riguardasse la sua famiglia. Ci hai messo un po', messo un po' per metabolizzare quella richiesta. Allora, per la verità è così. La famiglia Panini ha avuto la società di pallavolo. E allora Jacopo Volpi, il collega, amico carissimo della RAI, che dirigeva la rivista specializzata, insomma che usciva tutti i mesi, dedicata al volley, mi disse: guarda, bisogna che tu faccia un'intervista, come si dice in gergo, un'intervistona a Peppino, perché esce dal mondo della pallavolo dopo 27 anni, perché loro avevano iniziato a occuparsi della squadra, se non ricordo male, nel 1966. E allora io gli telefonai, lui era a Numana perché era estate, in vacanza nelle Marche, e restammo al telefono 2 ore, ripercorse tutta quella che era stata l'epopea, no? dal primo scudetto nel 1970 fino alle grandi imprese della squadra di Giulio Velasco. E poi alla fine mi disse: ma sai, io penso che bisognerebbe raccontare la storia della mia famiglia e mi piacerebbe se lo facessi tu. Ma io all'epoca ero un ragazzo, cioè avevo poco più di 30 anni e non avevo mai scritto libri ancora, quindi era una cosa che mi intimidiva. Per cui gli risposi che insomma poi ne avremmo riparlato, che... Dopodiché lui ci ha lasciati 25 anni fa, nel 1996, e quindi era una cosa rimasta così a mezz'aria. Devo dire che poi a distanza di tempo è stato Tonino, suo figlio, che sapeva di questa cosa, si vede che gliel'aveva detto il papà, e quindi dopo parecchi anni mi disse: ma perché poi quella roba... E io questa cosa qui ce l'avevo, me la portavo dentro. Poi avevo cominciato a scrivere biografie, quella di Enzo Ferrari, quella di Gino Bartali, quella di Lucio Battisti e altre. E insomma era quasi un debito che mi sembrava di avere.
però sinceramente devo dire che non sarei mai riuscito a scrivere questo libro fortunatissimo se non ci fosse stato Tonino, anzi il libro l'ha scritto lui, adesso io lo posso dire. Cioè praticamente io ho fatto come Lucio Battisti con Mogol, ho cantato, ma i testi sono tutti di Tonino, no? E mi correggeva anche la punteggiatura, e per cui se il libro l'avete letto, lo leggerete, vi dovesse piacere, il merito è suo. Se non dovesse soddisfare le vostre aspettative, la colpa è mia, perché appunto ho sbagliato qualche congiuntivo. Quindi tu racconti tanti aneddoti in questo libro, uno in particolare mi ha incuriosito all'inizio, in cui si racconta di Giuseppe Panini, ragazzino, 16 anni, che va a lavorare alla Ferrari. Ah, questa è una storia che mi aveva raccontato lui, perché la famiglia Panini, a Modena, credo lo sappiamo tutti, no? E era una famiglia molto povera agli inizi. Il padre Antonio era morto nel 1941, aveva lasciato la moglie Olga con 8 figli, alcuni bambini, altri ragazzetti, in una condizione di ristrettezza che era aggravata anche dalla condizione, diciamo così, di guerra che c'era in tutta l'Europa, in tutto il mondo a quel tempo. Per cui insomma loro dovettero anche arrangiarsi per cercare di campare, di sopravvivere, e una delle prime esperienze, chiamiamole professionali, che Giuseppe fece fu proprio alla Ferrari. Solo che chiaramente non è che fosse così attratto dai pistoni, dalle bielle, e allora lui mi aveva raccontato, io avevo un bellissimo rapporto, devo dire, l'avevo conosciuto, io ero un ragazzo, cominciavo a fare il cronista locale, e lui aveva la squadra di pallavolo, io andavo alle partite, così, e si fermava sempre per chiacchierare con me, insomma mi aveva preso in simpatia, e insomma mi aveva raccontato questa storia che un giorno in officina doveva occuparsi di revisionare un motore, ma non era minimamente attratto da questo tipo di prospettive, no? E allora a un certo punto arriva Enzo Ferrari, che era già un mito, una leggenda, cammina nello stabilimento e vede questo giovanotto un po' distratto accanto a un motore che praticamente non sapeva dove mettere le mani. Per cui Ferrari gli si avvicina e gli dice: secondo me tu faresti meglio a cambiare mestiere, no? Cioè lo incoraggiò a seguire le sue fantasie che lo portavano altrove. E la cosa bella è che nemmeno 2 decenni dopo, perché le figurine Panini iniziarono a spopolare prima in Italia e poi nel resto d'Europa e del mondo dall'alba degli anni 60 in poi, quando siamo negli anni 70, il brand Panini era, insieme al brand Ferrari, uno dei marchi italiani più famosi nel mondo e certamente i due marchi modenesi conosciuti sulla faccia della terra, no? E loro due si ritrovarono, anche perché poi la squadra di pallavolo andava abbastanza regolarmente in visita a Maranello, eccetera, e c'è una fotografia bellissima dove ci sono Ferrari e Panini che ridono insieme, e io ho immaginato che fosse perché poi Peppino gli aveva ricordato quel suggerimento di cambiare mestiere che aveva seguito e che aveva fatto la fortuna sua e della sua famiglia. Le figurine Panini che partono nel 61 non per caso coincidono con il miracolo italiano, con il boom economico, perché è in quella fase storica lì che i papà e le mamme cominciano ad avere in tasca qualche soldo in più e possono permettersi appunto di comprare la bustina delle figurine dei calciatori per i figli, no? E loro questa cosa qui evidentemente la intuiscono, la respirano nell'aria, la capiscono e si buttano in questa avventura e hanno il successo che tutti conosciamo. Quindi insomma c'è un tratto di unicità che io poi traduco sempre in modenesità, che accomuna queste due grandi dinastie modenesi. Ti abbiamo cominciato a parlare di tuo papà in tanti modi, con gli aneddoti di Leo, ti volevo chiedere Giuseppe Panini in famiglia. No, diciamo che i primi ricordi sono legati all'azienda in realtà, perché noi abitavamo sopra alla fabbrica come usava all'epoca, e c'erano 2 appartamenti, uno occupato da noi e l'altro da
l'altra zia, e in mezzo c'era quello di mia nonna, che era una presenza importante, insomma tutti sapevano che c'era. Lei si faceva vedere raramente, andava giù nell'orto col cappello di paglia, e quindi è un ricordo che è rimasto in tanti di noi, i più vecchi naturalmente. Venivano delle persone importanti anche della Disney piuttosto che di altre aziende, e passava mia nonna con l'insalata a portare su i raffanelli, si sentiva odore di ragù, cioè era una roba, come dice Leo, molto global, cioè molto globale, internazionale, però anche molto locale e molto legata al territorio e al fatto che mia nonna comunque era una persona semplice ma di una forza unica. Senti, ma come te la cavavi con i tuoi amici coetanei che a quell'epoca, quando avevi 16-17 anni, ovviamente ti chiedevano non solo la figurina di Pizzaballa, ma magari anche le collezioni complete, sì, delle figurine gratis? A scuola ero popolarissimo perché poi si smerciavano tante figurine, ma devo dire che lì nel quartiere, finché abitavo lì, molti bimbi avevano poi i genitori che lavoravano alla Panini. E qua voglio spendere una parola, perché noi adesso siamo sul palco a parlare della famiglia, i fratelli eccetera, che hanno sicuramente avuto un ruolo fondamentale, importante, imprenditoriale, ma nulla sarebbe successo se non fosse nata in questo territorio qua. Cioè la Panini aveva 500 dipendenti che tutte le mattine mettevano i piedi giù dal letto e andavano a lavorare, a rotocalco, a imbustare, a stampare. Qui abbiamo la Torella Artioli, che con suo papà Giampaolo hanno lavorato insieme ai fratelli Panini, e quindi questo territorio ha dato i Natali alla famiglia Panini, ma anche a tutti quelli che sono nati al cosiddetto indotto, diciamo così. Sì, ma faceva lavorare anche voi, i figli in azienda, no, quelli che avevano l'età giusta per fare, magari imbustare figurine, per fare lavori? Allora, molti di noi cugini, noi siamo, molti lo sanno, sono una famiglia piuttosto numerosa, perché gli 8 fratelli sposati, noi siamo 28 cugini, abbiamo una cinquantina di figli che hanno a loro volta dei figli, per cui quando ci troviamo a Natale solo parenti stretti siamo più di 100. E molti dei nostri cugini hanno lavorato lì, qualcuno fino a poco tempo fa, ma senza obbligo, diciamo, cioè non era obbligatorio andare a lavorare. Lui però aveva il compito esclusivo di far sparire il Pizzaballa. Quello era il suo ruolo ufficiale, insomma, all'interno della... Sì, Tonino, dopo tu sei stato coinvolto anche in un qualche modo, vista anche l'età, eri ancora molto giovane, nella parte sportiva, della quale parleremo tra qualche secondo, come, diciamo, uomo tuttofare. Sì, poca roba in realtà, perché... Però è memorabile il tuo apporto in quella finale di Bologna, dove... Portare la Coca-Cola, Chiroga. Ah, sì. Raccontalo tu. Vabbè, Chiroga voleva bere solo della Coca, e la Coca non era tra le bevande. Cioè, stiamo parlando della finale scudetto del 1986. A Bologna, e quindi poco prima della fine del set io andavo al bar, che però non mi davano le bottiglie, mi davano solo dei bicchieri, quindi traballante con dei bicchieri di Coca-Cola, portare fino in panchina, convincere le maschere che con due bicchieri di Coca-Cola dovevo andare in panchina con 8.000 persone al palazzetto. Però insomma facevo la spola avanti e indietro, c'era Leo Novi che è buon testimone, e portavo la Coca-Cola a Chiroga. E alla fine, anche tu hai contribuito in qualche modo. Diciamo, sono andato per aver portato la Coca a Chiroga, Coca-Cola a Chiroga. Coca-Cola a Chiroga. Per esteso. E però quella partita Modena la vinse e tornò a conquistare lo scudetto, che fu un momento di ripartenza molto importante, no? E Giulio è un personaggio troppo grande. Io credo che possa raccontare da subito una cosa che una volta mi ha detto moltissimo, ma in tempi recenti mi ha detto, io a volte mi domando ancora dove trovò il coraggio Giuseppe Panini di mettermi in mano la squadra quando avevo 32-33 anni. Ti ricordi che mi hai detto questa frase meravigliosa?
Vorrei che cominciassi da lì. Ma io lo dico spesso, che io non avrei chiamato. Al posto loro io non avrei fatto quella scelta, perché non avevo un curriculum, avevo 32 anni, ero stato 2 anni in A2, avevo allenato Quiroga e Martinez in Argentina, ma me l'hanno raccontato in realtà. C'erano diversi candidati, molto più autorevoli di me, Pier Giorgio Turridi fece il mio nome, Leo Novi ha detto io sono d'accordo, Aristo Isola aveva detto Piazza, Giuseppe Panini l'ha detto Piazza, si viene con Primo Ciul, va bene? Può venire con Primo Ciul? No, allora Pietro Peia non mi ricordo, poi alla fine Pietro è stato d'accordo con la mia candidatura e Giuseppe prese la decisione, chiamiamo a questo giovane argentino. E ti ricordi il vostro primo incontro, cioè quando l'hai conosciuto direttamente, Giuseppe? Sì, ma intanto mi ricordo il primo incontro che ho avuto con Leo Novi, con cui ho parlato, che lui mi ha detto aspetta, aspetta, perché c'era la notizia che mi voleva Belluno, poi mi voleva relativamente, mi ha detto aspetta perché abbiamo una riunione la prossima settimana, è stata dove, secondo me, Filotrano, dove Giuseppe portava le squadre tutti gli anni perché lui comprava le fisarmoniche e quindi aveva un rapporto di amicizia con la città e portava le squadre lì. Il primo incontro è stato con Pietro Peia alla Panini, all'azienda, quindi per me già arrivare all'azienda Panini, mi ricordo che Pepe Cormio, che era il direttore sportivo di Iesi, io avevo una macchina di marca sconosciuta a metano, a Iesi, e allora lui mi dice non pensare di andare con quella macchina alla Panini. E io l'ho detto, mi hai dato questa macchina per 2 anni, la parcheggio davanti con orgoglio, gli ho detto. E così ho fatto, sono andato con quella macchina, sono entrato però con questo dubbio atroce. Se mi chiede quanti soldi voglio, cosa le dico? Se mi dice di no mi suicido nel primo angolo, appena esco mi butto sotto un camion, per cui le ho chiesto gli stessi soldi che a Iesi. A che Pietro Peia, che di affari se ne intendeva poco, ha chiuso subito perché non erano tanti, ha detto va benissimo. E dopo ho conosciuto a Giuseppe. Quello che mi ha impressionato tuttora oggi, lo dico spesso quando mi chiedono, e che sono, l'ho conosciuto in azienda e lui subito mi ha portato a conoscere l'azienda. E a me mi ha colpito tantissimo che gli operai lo chiamavano Pepino. E questo che sembra una cosa folcloristica, secondo me non lo è, perché quando un imprenditore del suo livello, gli operai lo chiamano Pepino, vuol dire che c'è un rapporto speciale, molto speciale, di un'umanità rara. Anche allora penso raro. Questa è la prima cosa che mi colpì molto. La seconda che mi ricordo, al di là la seconda che mi ricordo molto è che quando la tecnologia cominciò il processo di trasformazione così forte della società e delle aziende, c'erano vecchi suoi impiegati eccetera che non stavano al passo con la nuova tecnologia, per cui se era aperta una discussione si era demandata l'intenzione di cambiare. E lui, mi ricordo che mi hanno raccontato, che lui ha detto questo, che erano quelli che avevano iniziato a lavorare con lui, usciranno dall'azienda con i piedi davanti insieme a me. Cioè lui non ha voluto mandar via nemmeno in pensione a nessuno dei suoi primi compagni di avventura. Anche questo mi colpì tantissimo. E la terza cosa che devo dire, con tante esperienze sportive che ho avuto, lui aveva un carisma speciale, che lui ha conosciuto, lo sa, lui guardava così, mi ricordo, guardava così e penetrava, no? Per capire chi eri, come eri, e poi quando si faceva l'idea, però
lui ha avuto il grande equilibrio di essere il capo massimo, poi allora era la unica società che aveva un'azienda dietro, le altre erano sport. Invece la Panini era la squadra di un'azienda, gli uffici erano dentro dell'azienda, quindi era una sicurezza per tutti noi assoluta, però delegava molto, ossia Peglia, dietro Peglia, Leo Novi, Aristo Isola, lavoravano in grande autonomia, poi è chiaro lui controllava, diceva grandi cose, e la ultima grande decisione che ha avuto due, secondo me, al di là delle squadre, delle vittorie, è quello più conosciuto. Una, che lui ha dato un ordine precisa di non andare a prendere tutti i ragazzi più o meno bravi della provincia di Modena, cosa che altre società, senza fare i nomi, invece hanno fatto, con il risultato che hanno bruciato il territorio e anche non hanno creato l'amore del territorio per la squadra. Invece la Panini non andava a prendere tutti, andava a prendere i fenomeni. Luca Cantagalli dalle Cabriali, che comunque non è provincia di Modena, però Luca Cantagalli di Cantagalli, non a chiunque sia un pochino meglio degli altri. E questo ha fatto che quando gioca la Panini, non giocava, ma tuttora adesso quando gioca a Modena, c'è gente che viene di tutta la provincia, sono tifosi. Posso chiederti come erano i rapporti tra il presidente e l'allenatore di quella squadra, la tua? Avete vinto 4 scudetti consecutivi e lui voleva parlare di pallavolo durante la settimana, aveva piacere di venire in palestra da voi, oppure era talmente impegnato nelle sue cose che lo vedevate magari solo alle partite? Ma diciamo che il rapporto di un allenatore con il presidente, cosa dice, le 4 scudetti in fila di solito è buono. Però lui in quel periodo che io sono stato non era molto presente, era presente in alcuni momenti, con me ha parlato di diverse cose, abbiamo parlato di cose anche importanti, mi ha chiesto cose mie. Lui ha avuto un gesto anche molto bello dopo il secondo scudetto, mi ha offerto la sua villa di Numana per andare in vacanza con la mia famiglia, cioè, sono cose non usuali da parte dei presidenti, no? Sono cose. La prima volta che sono arrivato a Modena l'appartamento non era pronto. Allora, un'opzione normale è di mettere un albergo, già cioè, la sapete, un albergo. A me mi ha portato, a me e alla mia famiglia, Benito Panina alla sua casa a Levante, cioè, a casa sua, finché c'è dell'appartamento. Sono cose che non si dimenticano. Senti, quando nel 1989, dopo 4 scudetti, decidi di accettare la proposta professionale della nazionale, lui mi pare di leggere anche il libro di Leo, lui avallò questa scelta sicuramente per il rispetto della tua scelta e anche per quello che, da come racconti, di quello che era il vostro rapporto. Sì, lui, ma lui mi ha detto che è un'opportunità unica che dovevo andare. Lui era anche tifoso della nazionale, quindi pensava che potesse fare bene con la nazionale, anche se, chiaro, avrei preferito continuarsi alla Panini, però era uno così, con tutte le cose era così. Era un rapporto particolare, perché era una persona veramente straordinaria, faceva cose che pochi presidenti hanno fatto, soprattutto le faceva quando ce n'era bisogno. Quando la squadra era in difficoltà e lo faceva a suo modo, perché era una persona molto allegra, molto ironica, che piaceva scherzare, piaceva suonare, quindi quando le cose andavano male ci invitava tutti a casa sua, si metteva a suonare la fisarmonica, chiamava quello strumento, o Benito ci portava a mangiare a casa sua, al ristorante, nei momenti di difficoltà. Quindi erano tre situazioni molto, molto un po' diverse da quello che adesso, insomma, il professionismo esasperato, era tutto molto molto familiare. E quindi il mio primo rapporto... Tu sei arrivato a Modena con l'idea di fare il giocatore di pallavolo o più dipendente della Panini? Qual è la tua idea? No, allora l'idea, ovviamente il mio sogno era quello di giocare, però giustamente, come ha sempre insegnato i miei genitori, prima di tutto le cose, se le vuoi, potrei guadagnare, quindi i soldini non erano tanti, bisognava in qualche ma modo tu andai avanti e indietro da Cabriago? No, pure io il primo anno
prima volta mi accompagnò all'OAS, che è nel collegio. Collegio, sì. Io da minore ho vissuto i primi 2 anni di collegio. Dopo ti hanno trovato una casa? Dopo sono entrato in prima squadra, da maggiorenne mi hanno messo con Puntoni, il giocatore. Sì, sì, alcuni lo possono conoscere, Puntoni, sì. E poi dopo è cominciato un po' la mia carriera. Sì, tu hai vissuto l'epoca dei 4 scudetti, ma c'eri anche prima, quindi hai vissuto insomma gli anni di preparazione per quello che è stato un periodo straordinario. Ma sì, ovviamente tutto nasce da una grande sconfitta, come ti ricordi, quando si arriva, quando si tocca il fondo, poi è il momento buono per Reggio Emilia, 1985, Bologna vince lo scudetto. Pianti, una città che ha pianto praticamente quella sera, un campionato senza mai perdere una partita, poi quella più importante l'avevamo preso. E poi da lì ovviamente il palazzetto nuovo, tanta gente, l'arrivo di Giulio, è stato tutto, diciamo, come ben sapete, 5 anni straordinari. E per più ovviamente era il nostro presidente. Sì, tu hai detto, ci chiamava nei momenti difficili, però come diceva Giulio prima, nei rapporti tra presidente e allenatore, e anche tra presidente e giocatore, in un periodo in cui si vincono 4 scudetti di fila, non c'erano difficoltà, forse vi ha chiamato prima. È ovvio che sì, effettivamente, non c'era c'era solo la voglia di stare insieme. Ci sono anche stati momenti di difficoltà, comunque le sconfitte sono state, lui ha sempre reagito a suo modo, perché tendeva sempre a ironizzare, a volerci comunque aiutare, sempre stigmatizzando. Io questo ricordo, anche se ero sempre molto giovane, i nostri guri erano Giulio, erano Franco, diciamo che erano loro sempre quelli che tenevano i rapporti anche con Giuseppe. Noi effettivamente lo vedevamo poco, io diciamo ho imparato un po' a conoscerlo meglio, dove ci siamo parlati di più, soprattutto l'ultimo anno, il tragico anno, l'anno che lui ha dovuto lasciare questo sport che amava tantissimo e che io non volevo andare, e che lui in tutti i modi cercava di lasciare un'eredità a Modena pallavolistica, perché altrimenti sarebbe scomparsa. Sì, Leo racconta del libro, no? Di una frase di Peppino Panini, quando Luca Cantagalli si trova nelle condizioni di dover decidere se restare o andare via, e Peppino mi pare che gli dica: Luca, vai che ti sistemi per un po' di anni. Sì, no, mi pare che ne abbia detto ti sistemi per 2 o 3 generazioni. Ah, 2 o 3 generazioni. È la verità. I soldi che mi davano non tanto. Ecco, no, a me interessava proprio quel passaggio lì, cioè come l'hai vissuto dal tuo punto di vista. Io so come l'ha vissuto Giuseppe, cioè lui con me disse: va via Ullo, mi dispiace, va via Berto, mi dispiace, va via Lucchetto, mi dispiace, va via l'altro Piero, aiutami. Bernardi, mi dispiace, va via Luca, un dolore. Lui mi disse: tu come l'hai vissuto dal tuo punto di vista? Vieni dall'altra parte. Beh, anche per me, io ho fatto di tutto per rimanere, e l'ultima parola è stata la sua, perché non c'erano più le condizioni logiche, perché comunque c'era la nazionale, non si poteva fare una squadra competitiva a Modena, e soprattutto il discorso economico era talmente differente, anche se io ho cercato in tutti i modi uno spiraglio per rimanere, ma poi alla fine lui mi ha detto: guarda, è giusto che tu vada, perché qui non ci sono più le condizioni per te, per il tuo futuro, di rimanere. Quando tu sei tornato, lui aveva appena venduto la società nel 93, no? Tu sei tornato stesso nel 93-94, che era già proprietario Vandelli. Hai parlato con lui, è stato contento di saperti di nuovo a Modena in una squadra competitiva? Sicuramente sì, in realtà non ci siamo visti per parecchio tempo. Io l'ultimo incontro con Giuseppe l'ho avuto credo nel 96, prima che morisse, qualche mese prima ci siamo visti per caso nel suo ufficio. Io scendevo da Pietro e sono sceso, ho visto la porta aperta, sono entrato dove l'ufficio di sotto e stava mettendo a posto i suoi francobolli, la sua settimana in linguistica. E abbiamo chiacchierato per tanto tempo, per un'oretta, più di più, non lo so, un po' del nazionale, un po' del passato, un po' di tante cose. Questo è il ricordo più bello che mi porto dentro di Giuseppe. E l'ultima cosa che ti chiedo io, tu hai giocato non per anni, per decenni, no? Cioè, a livello dirigenziale, dovunque sei stato, ti è mai capitato di
conoscere altre figure che potessero essere accostate a lui, magari a Treviso, dove sei sceso in campo con altre mani? No, con quel rapporto umano direi di no. Io non ho mai trovato una situazione del genere. Sì, determinata da Giuseppe, ma anche da tutto lo staff, no? Abbiamo certo Leonovi, tutte le persone che lavoravano in quel settore, nel vostro gruppo, con grande passione, no? Con anche partecipazione emotiva, perché comunque era gente che aveva vissuto anche gli anni precedenti. Forse erano anche altri tempi e le cose si fanno. Poi io le vedevo anche diversamente, perché comunque ero giovanissimo, avevo 23, 24, 22, e ho iniziato il primo anno, avevo 19 anni, quindi l'ho anche vissuta in modo differente. Sicuramente è un ambiente molto diverso, molto, molto familiare, dove effettivamente poi negli anni sono portati avanti tanti affetti, perché poi con le persone, anche se dopo sono andato via, tornando l'ho sempre ritrovate, poi c'erano le famose cene, in qualche modo si ritrova sempre. È stato sicuramente un periodo molto speciale dello sport in quel momento nostro, vissuto insieme, che non si è più ripetuto, almeno per quanto mi riguarda. Quindi è stato veramente degli anni bellissimi dalle cene. Poi adesso non voglio fare una serata troppo melodrammatica, troppo triste, però c'erano state delle serate molto semplici da Iuffa, tutti insieme, qualche volta capitava anche diciamo di Uffo, era raccontava anche barzellette, poi se ne andava. Insomma, è stato un momento bellissimo che abbiamo vissuto insieme. Uffo, lo ricordo per chi non lo sapesse, era il ristorante dove abitualmente andavate voi giocatori. Era la nostra discoteca, per voi finivamo. La vostra? Discoteca. Le serate lì, insomma, tante cose. Non, cioè, da Uffo andavate in discoteca, poi ma da sì, lì, ma sì, era così, ma si breve, si no? Faceva di tutto. E quindi lì a volte capitava anche Giuseppe a queste cene, perché poi Uffa credo che fosse il vostro ristoratore, ma che non amasse molto avere anche altri clienti, perché talmente, a parte il locale era molto piccolo, quindi... Sì, vabbè, quando c'eravamo noi, eravamo tutti molte volte, no? Faceva finta di essere tutto prenotato, anche perché poi ci vergognavamo un po' di quello che facevamo a tavola e il casino che facevamo, quindi mandava via la gente spesso e volentieri. Qualche volta capitava anche Giuseppe, anche Francesco, io qualche volta che ecco a salutarci e si passava. E la squadra fissa qual era di quei frequentatori di Uffo, possiamo ricordare? Tutti praticamente. Ricordiamo Cantagalli, Bernardi, Lucchetta. Reci, Anastasi, Lucchetta, che era ovviamente immancabile per le serate del casino, e poi c'era... Vabbè. È giusto ricordare, visto l'amore che aveva Luca Cantagalli nei confronti di Modena, e quando lui andò via fissò, diciamo, una clausola di rientro che non era così scontata, no? E questo ha dato la possibilità poi a Vandelli, quando è arrivato nel 93, di potersi riappropriare delle prestazioni di Luca. Quindi in un qualche modo ti hai lasciato una via d'uscita solo per Modena, se non sbaglio. Sì, era solo per Modena, perché comunque il mio sogno era sempre quello di poter ritornare un giorno. E così è accaduto. Per fortuna poi all'epoca c'erano ancora i cartellini, quindi... Sì. Pagavano ancora cifre esorbitanti e ho deciso di andare a Treviso solo se fissavano allo stesso prezzo. Hai sistemato due o tre generazioni, come disse Giuseppe Panini, e poi sei tornato per la gioia di Modena, con la quale hai continuato a vincere e dimostrare il campione che sei stato. Grazie Luca per quello che ci hai raccontato.